Eccellenza, lei nel corso del suo intervento ha parlato moltissimo di sobrietà, ma anche di carità. La carità è madre della sobrietà e di tutta una serie di virtù importanti che aiutano a potersi esprimere in maniera sempre più, direi, enfatica, più così massiccia, perché è importante che questi segni si moltiplichino. Però è chiaro che una persona caritatevole deve imparare anzitutto a saper solidarizzare, a saper condividere. Ma chi è capace di fare questo? Soltanto chi ha equilibrio, o meglio ancora ha moderazione, o come dice un detto latino riguardante proprio la moderazione, la discrezio. La discrezio, il termine discrezio sta proprio ad indicare questa virtù che è capace di saper, calibrare bene le proprie risorse, nel saperle donare, nel saperle condividere, nel saperle accogliere. Allora io credo che questa iniziativa che si sta per lanciare nella nostra città sia fondamentalmente un esempio del modo come la carità possa generare la sobrietà. Perché è chiaro, tutti siamo caritatevoli, perché tutti pensiamo di aiutare gli altri, ma poi per fare questo è chiaro che bisogna anche assumere un certo stile di vita. E quindi lo spreco assolutamente bandito è un insulto veramente alle situazioni più drammatiche. Lei ha detto più volte che bisogna saper gestire quel poco che si ha, poco o molto, ma saperlo gestire ed eventualmente anche condividere con gli altri. La maggior parte dei poveri sono persone che purtroppo non hanno avuto nel corso della loro formazione la possibilità di avere accanto delle persone che abbiano insegnato loro il modo come saper gestire il poco che si ha. Perché, diciamolo chiaramente, io credo che qui nella nostra città non ci sono ricchi sfondati. Questa iniziativa, che è un richiamo a non sprecare in maniera esagerata, le cose che abbiamo, questo secondo me diventa un bel messaggio perché i giovani, in modo particolare, ma tutti noi, possiamo crescere non solo nella capacità di condividere, ma anche nel saper calibrare bene le proprie risorse e saperle gestire, come giustamente si dice, con buon senso.